Li osservava sempre a testa in su. Mi piaceva vedere come si cercavano, si rincorrevano, si lasciavano trasportare liberi dal vento. Il loro dispiegare le ali aveva un qualcosa di regale che lui non avrebbe mai conosciuto, lo sapeva bene. Eppure, anche se la sua vita era dalla parte opposta del cielo, vissuta tra grossi scogli, sabbia bagnata e acqua salata, nulla gli impediva ogni sera, al calar del sole, di uscire dalla sua casetta, mettersi comodo sul bagnasciuga e di guardarli, sperando in un miracolo. In quei momenti poteva vedersi, lunghe ali al posto di ingombranti chele, morbide piume invece di un guscio duro e scomodo, aria in cui librarsi all'infinito, anziché acqua in cui poter solo galleggiare. Com'è difficile a volte avere un corpo di paguro e il cuore di uccello.